I ministri delle finanze europee si incontrano questo pomeriggio a Bruxelles. Sul tavolo gli aiuti alla Grecia e a Cipro, ma anche le modalità per ricapitalizzare le banche attraverso il fondo SM. Non è escluso anche un confronto sul rafforzamento dell'euro, un tema quest'ultimo che potrebbe essere ripreso nella riunione del G20 in programma venerdì e sabato a Mosca. Una vittoria di Berlusconi sarebbe un disastro per l'Italia, lo scrive oggi il Financial Times in un editoriale senza firma. Per il quotidiano londinese, in caso di vittoria del centrodestra, gli investitori sarebbero più cauti nel comprare debito italiano e a livello europeo l'Italia sarebbe considerato un partner inattendibile. Attesa per i conti di Ansaldo e STS che verranno diffusi nel primo pomeriggio. Gli analisti si aspettano risultati in crescita per il quarto trimestre del 2012, con ricavi a 387 milioni e utili intorno a 30 milioni di euro. Intanto però il titolo si muove in calo a Piazza Affari. Questa mattina l'azione segna un ribasso di circa lo 0,6%. L'Italia non deve abbassare la guardia, è l'invito lanciato da Ignazio Visco. Secondo il governatore della Banca d'Italia, l'attenzione degli investitori continuerà a concentrarsi sulla capacità del Paese di preservare l'equilibrio dei conti pubblici. Per questo, ha spiegato, saranno determinanti la qualità delle politiche economiche nazionali e il completamento della riforma di governance economica europea.